Proseguono i nostri incontri con i titolari delle attività commerciali di Taranto per commentare, per vedere come si sta procedendo all'indomani delle misure restrittive previste e imposte dal DPCM di Conte. Siamo quest'oggi a Taranto, ripeto, in via Liguria, presso il bar Il Caffè. Ho al mio fianco il titolare dell'attività commerciale, Ivan Cesario, che fa parte di Confartigianato Taranto. E allora, Cesario, una restrizione a mio avviso assurda, quella di chiudere tutto alle 18, chiaramente un danno commerciale, un danno economico non indifferente. Certo, sì, buongiorno. In realtà noi ci siamo adeguati a tutte quelle che erano le linee guida emanate dal DPCM, quindi il distanziamento sociale, l'eliminazione dei posti a sedere proprio per mantenere la distanza, gel igienizzanti e tutto. Io non capisco perché non si può continuare a lavorare così, anche perché o chiudere alle 18 oppure chiudere alle 23, come si stava parlando all'inizio. Non credo che la situazione cambi qualcosa, anche perché noi chiudiamo le nostre attività commerciali penalizzandoci quelli che sono gli introiti, gli incassi, però poi ti rendi conto che c'è gente che passeggia, soprattutto i mezzi di trasporto sono stracolmi di gente e non sono controllati. Mi dispiace anche dei colleghi della ristorazione o delle palestre, perché loro sono stati penalizzati ulteriormente e maggiormente rispetto a noi. Però poi non si va a controllare quelli che sono i centri commerciali che sono aperti, ripeto, ritorno a dire i mezzi di trasporto che sono stracolmi di gente, ma anche le piazze, le vie stesse sono piene di gente. Secondo me bisognava agire in maniera diversa rispetto a questa restrizione della chiusura alle 18, perché ha poco senso. Nel momento in cui noi rispettiamo tutte ciò che sono le regole che ci sono state date, le linee guida, quindi ripeto, il distanziamento sociale, eccetera, eccetera, igienizziamo i locali costantemente con prodotti specifici. Credo che potevamo continuare a lavorare così, facendo attenzione a tutti quanti. Oltretutto, Cesario, c'è da dire questo: il rischio Covid, come c'è dopo le 18, ci sarebbe anche la mattina, quindi non si riesce a capire perché nel momento in cui il bar, parliamo di bar, non di discoteche, in cui ovviamente l'area, lo spazio non è enorme, c'è un distanziamento, quindi non vedo quale sia il problema. Cioè è illogico, è assurdo avere timori dopo le 18, quando la mattina vengono applicate quelle normative che pari pari potrebbero essere trasportate, riportate, come lo sono sempre state, nelle ore successive alle 17, alle 18, a quello che sia. Anche perché, voglio dire, rispetto a questa cosa, il distanziamento, le normative, i controlli ci sono state e sono stati verificati che per la maggior parte delle attività, io parlo in prima persona, soprattutto la mia, noi manteniamo i criteri che ci sono stati dettati per queste regole, quindi si poteva continuare tranquillamente a lavorare. Il problema sicuramente Covid c'è, però facendo attenzione potevamo, tra virgolette, condurre una vita, non dico tranquilla, ma perlomeno facendo attenzione a una vita normale. Per concludere, c'è da dire che intorno ad ogni attività commerciale ruota una certa economia, perché ci sono dipendenti, ci sono famiglie, quindi bisogna anche comprendere il danno economico che un provvedimento del genere comporta nelle tasche degli italiani. E certo, anche perché se dobbiamo stare alle promesse che sono state fatte durante la prima pandemia per quanto riguarda marzo, aprile e maggio, i fondi che un po' si sono esauriti, un po' sono arrivati. La cassa integrazione che non arrivava mai, che a molti non è ancora arrivata. È arrivata, quindi è normale che uno perde anche le speranze. Poi sentiamo in TV parlare di miliardi a destra e a manca, promesse e non promesse, però chi è stato scottato come noi in precedenza è normale che siamo poco fiduciosi rispetto a questi aiuti del governo. Speriamo si risolva quanto prima.